Dopo tanti secoli torna sempre in scena I Cavalieri di Aristofane. Giampiero Solari la propone per il 54esimo Festival delle Rappresentazioni Classiche. Sì, mi è stata offerta in realtà da Linda, da Roberto Andò, e veramente io sono subito stato folgorato per la sua contemporaneità, per il fatto che i temi di questa commedia satirica, perché c'è una satira dentro, ma è una satira inquieta, è una satira piena di metafore, ma di metafore dirette. Non è la metafora che viene espressa nella parola e basta, ma la metafora che viene agita. Ecco, un'antica società quindi che si ripercuote nella società di oggi. Sì, si ripercuote. In realtà molti dicono non sia mai cambiato, che la democrazia, che è una espressione altissima sotto certi aspetti del poter far partecipare il popolo delle scelte per guidare uno Stato, inventata poi nella Grecia, e in realtà nella caduta del pensiero, oltre all'involgarimento di tutto quanto, che diventa la povertà, poi non è povertà di pensiero, è enorme. Dal 29 all'8 luglio tra le pietre del Teatro Greco. E cosa significa per lei, come attore che insomma da sempre in questo campo? Beh, una grandissima emozione, perché è una novità assoluta per me, che non ho mai avuto questo privilegio, e quindi è un privilegio. Io sono molto contento, molto emozionato, è un impegno gravoso ma soddisfacente, perché le dimensioni del teatro, del palcoscenico, le dimensioni della compagnia anche, perché oltre ai protagonisti recitanti c'è un coro dei ragazzi della scuola che sono veramente pieni di energia. Quale personaggio ti hanno affibbiato? Il salsicciaio. Salsicciaio che è ignaramente, cioè assolutamente non previsto, viene candidato a usurpare, diciamo, per usurpare il potere all'allora primo ministro, perché l'ha corrotto eccetera, il popolo decide di mettere un altro mercante, il salsicciaio. E niente, poi c'è la lotta di potere tra il cuoiaio e il salsicciaio, è una bella parodia per la lotta del potere. Che tipo di linguaggio c'è in questa commedia? È un linguaggio molto duro, è molto, anche alcune volte volgare, però viene proprio da Aristofane, perché lui faceva la parodia, prendeva in giro quelle che erano le dinamiche per la lotta per il potere, e quindi usava, come facciamo noi oggi con la satira, usava anche del turpiloquio, però insomma è tutto quando c'è voce vose, dice a Roma. Un invito ai cittadini siracusani e non solo per essere sempre più presenti a teatro. Siracusani, venite al Teatro Greco, che è un tesoro prezioso che avete qua. Facciamolo vivere bene e non abbandonateci. Ciao. Roy Paci, compaesano, cura le musiche dei Cavalieri di Aristofane, però c'è anche una nuova esperienza per questo 54esimo Festival delle Rappresentazioni. Sarai pure attore. Sì, è una esperienza nuova per quanto riguarda nell'ambito, diciamo, delle tragedie, le commedie greche, però effettivamente l'attore in teatro l'ho già fatto con altri amici che mi hanno fatto fare, diciamo, un ruolo anche un po' più cioè era un teatro d'avanguardia, quindi ero molto più libero, non c'era un minimo di canovaccio, però non dovevo attenermi a delle battute. Qui c'è un rigore molto ma molto più importante rispetto a quello che ho fatto in passato. Qui c'è la commedia ha bisogno di rigore, ha bisogno anche di grande espressività, e devo dire che sono di fronte finalmente ad una cosa che mi ha dato proprio la forza di ricominciare a studiare su certe cose, perché questo è quello, l'input più bello, che quando fai un lavoro che ti appassiona così tanto, di dire mi sento un po' debole rispetto a questa roba qui, quindi mi metto a lavorare, a studiare, a fare dei grandi anche sacrifici pur di poter portare a casa nei miei limiti, no? Quello che è la soddisfazione. Io sono anche un po' molto stacanovista nel mio lavoro, lo faccio con la musica, quindi mi sembra doveroso approfittarne, solo perché, come ho già detto anche in conferenza stampa, ho anche il grande privilegio di in questo momento di lavorare a fianco di grandi giganti del teatro, del cinema, anche come appunto Catania, Pannofino, Gigio. Sono veramente delle persone che mi stanno dando tantissimo, io sto imparando da loro. La commedia a te personalmente cosa ti sta lasciando come esperienza di riflessione? Mi sta illuminando su quello che è la realtà di questi giorni, cioè io
attraverso uno scritto di 2500 anni fa sto capendo ancora meglio quello che è il come si dice, proprio il sistema su cui poggia tutto, anche la nostra Italia, soprattutto questo. Imparo attraverso questo scritto, attraverso questo quello che poi è anche la rappresentazione fatta da Solari, che è uno che vive ai giorni nostri, quindi ho imparato tanto da questa roba qui, e devo dire che forse ho in questo caso, grazie alla commedia, la capacità di non intervenire in maniera un po' accorata come io sono una persona molto così impulsiva, prendo a cuore le cose, a volte sono anche duro. Ho trovato attraverso la commedia anche una capacità critica diversa, più matura, mi sta rendendo un uomo migliore.